a tutti. Che combiniamo oggi? Che combiniamo oggi? Oggi ho in mente di farvi uno spaghettino fresco, 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 fresco. In che modo? Lo faremo con una tartare di gamberi rossi e datterini, i nostri datterini. Ok? Quindi faremo un piatto profumatissimo, ma fresco allo stesso modo. E lo aromatizzeremo con della menta, della scorza di limone e del basilico. Va bene? Quindi facciamo. Cominciamo con la pulizia dei nostri gamberetti, che li abbiamo già portati avanti ovviamente. Eccoli qua. Ricordate come si puliscono? Eccoli. Ciao Gio, buon pomeriggio. Bravo, palla, sarà buonissima. Li abbiamo puliti, eccoli qua. Vi ricordate, no? Togliamo la testa, togliamo il carapace, molto delicatamente perché sono delicatissimi. Eccoli qua. Questi, togliamo il nostro stomaco, tiriamo questo filetto. E il nostro gamberetto è pronto per essere utilizzato. Poi, come ben sapete, vi ricordate, io non butto via il carapace e la testolina, perché il sapore è tutto lì. Ecco, togliamo lo stomaco, l'intestino, ecco, il filetto l'abbiamo tolto. Benissimo. Mettiamo subito a preparare la nostra bisque. Ciao Angelo! Prepariamo la nostra bisque che ci servirà per la cottura dei nostri spaghetti. Ok? Allora, questi per il momento li togliamo e cominciamo a preparare la bisque. Ecco qua. Certo, Gio, è semplicissimo. Vi ricordate, no? Il nostro soffrittino carino, carino, carino. Quindi un pochino d'olio, un pochino di aglio, proprio, ecco qua, mettiamo l'aglio, ecco fatto, il nostro filettino di arciugina, immancabile, che dà quel sapore di mare ai nostri piatti. Ecco fatto. E ci mettiamo un pochino di scalogno o un po' di cipolla. Quindi va bene sia l'uno che l'altro, eh. Non vi preoccupate, se non avete lo scalogno, usate un pochettino di cipolla, che dà quella nota dolce al nostro soffritto. E appena appena un cin cin di peperoncino, a poco poco poco. Ecco qua. E andiamo. Abbiamo fatto. Perfetto. Bene. Ci siamo. Ecco qua. Mettiamo appena appena un profumo di peperoncino. Ecco qui che sorprende. A posto, lo vedete? Ecco qua. Benissimo. Stiamo soffriggendo. Prendiamo una bella cucchiarella, ecco la nostra cucchiarella. Bene, come vi dicevo, prepareremo questi gamberetti crudi. Mi raccomando, acquistateli in un negozio di fiducia. Io oggi sono andata a fare una passeggiatina ad Aprilia, qui vicino a Pomezia, e sono andata da Anne e Bruno, una bella pescheria che si trova ad Aprilia. Qualità, cortesia e convenienza. Ve la consiglio vivamente. Pesce freschissimo, i gamberetti sono dolcissimi, quindi potete tranquillamente acquistarli. Perché è in zona ovviamente. Ok, il nostro soffritto è pronto. E mettiamo le nostre testoline e il nostro carapace.
facciamo soffriggere bene, facciamo rosolare per un minuto, poi spingiamo con un pochino di vino bianco. Ciao Sergio, bene tu? Fa un pochino caldo, però giustamente ci siamo. Questo è il tempo. Ok, nel frattempo prepariamo la nostra tartare. Portellino, gamberetti, eccoli qua, li abbiamo presi, mettiamo olio extravergine, mi raccomando, extravergine, assolutamente extravergine, un pochino di sale, un pochino di pepe, sapete che profumo che arriva. Ok, prendiamo un cucchiaio. Ciao Frank, grazie. Ok, cominciamo a mescolare e mettiamo le nostre foglie di menta. Ok, il nostro bottellino di ceramica e prepariamo il nostro condimento, lasciate qualche fogliolina per la decorazione. Qua. Mettiamo qualche fogliolina. Non sapete che profumo che sprigiona. Ok. Senza esagerare, se no copre il sapore dei nostri gamberetti. Intanto il nostro soffritto va. Benissimo. Mamma che profumo. Schiacciate bene le teste, eh? Adesso ci mettiamo un pochino di vino bianco. Ecco qua, e lasciamo sfumare, ecco, bene, continuiamo, una grattatina di limone, di un bel limone, questi sono i limoni di Siracusa. Ok, anche questo lascia un profumo incredibile. Perfetto. E un pochino anche di succo di limone. Questo continua ad andare. Ci siamo quasi. Prendiamo il nostro succo, ecco qua, stiamo attenti ai semini, se riusciamo a toglierli, ecco qua, perfetto, abbiamo messo anche il succo di limone, misceliamo per veleno. Ciao Frank! Ecco qua, profumato, e andremo a mettere i nostri gamberetti. Chiaramente sono talmente delicati che non c'è bisogno di batterli a coltello, eh? È sufficiente, ecco, tagliarli con il coltellino. Ecco qua. Sono un burro. Tagliamo con il nostro coltellino. E questo servirà per il condimento. Poi vedremo, metteremo anche dei pomodorini, i nostri pomodorini colorati. Qualcuno lo lasciamo intero per la decorazione.
e gli altri li mettiamo nella nostra marinatura. Ci siamo, sta sfumando, ora metteremo un pochino d'acqua e prepareremo la nostra bisque. Ci andremo a cuocere dentro i nostri spaghetti, in questo modo acquisteranno molto più sapore, prenderanno tutto il sapore dei nostri gamberetti. Eccoci, ok, ecco qua, vedete? Se li lasciamo marinare un po', andremo ad aggiungere anche qualche pomodorino, ok? Scusate solo un attimo, ci vediamo dopo. Oh, eccoci di nuovo, eccoci di nuovo, ok? Riprendiamo, benissimo, eccoci qua, stiamo proseguendo. Vi dicevo, adesso aggiungeremo i nostri pomodori datterini, questi sono datterini, quindi facciamo pezzettini i nostri datterini, senza esagerare perché sennò vanno a coprire il sapore dei nostri gamberetti, una cosa giusta. Quindi ci mettiamo quelli gialli, quelli rossi e anche quelli verdi. Un trionfo dei nostri prodotti. Ecco qua. Ci siamo quasi, Ecco fatto. Oh, qui si è bello rosolato, aggiungiamo un pochino di acqua, facciamo andare, ecco qua, che prenderà tutto il sapore, ok, mettiamo a bollire anche l'acqua della pasta. Vediamo, ciao Sergio, tutto bene? E continuiamo con la nostra preparazione, la nostra tartare. Scusate solo un momento. Ecco, a posto, c'era troppo vento. Ok, possiamo cominciare. Sergio, sto bene, grazie, molto gentile. Ok, quindi questo è in cottura. Terminiamo di cucinare, di preparare la nostra bella marinatura. Un pochino di sale anche sui pomodorini, appena appena. E mettiamo anche qualche fogliolina di basilico. Sempre con il nostro coltellino. Ecco qua, aggiungiamo del basilico, perfetto, sempre dosando, non esageriamo mai perché che succede? Che sennò si vanno a coprire gli altri sapori. Ecco qua, perfetto, adesso
giriamo per velino anche questo, così, bene. E questo lo andremo a girare insieme alla pasta, lo gireremo insieme. Bene, condiamo i nostri gamberetti da mettere sopra, mettiamo un filo d'olio extravergine, un pochino di limone, di pepe. Senza esagerare, qualche fogliolina di menta anche qua, perché è la menta il nostro profumo oggi, in questo modo. Una piccola gelatina e questi sono pronti. Li andrebbe poi a mettere sopra il nostro piatto. Perfetto. Eccola qua la nostra bisque pronta. Così andiamo veloci. Adesso ve lo sto facendo vedere molto velocemente, però se la lasciate fare altri 10 minuti è meglio. Però abbiamo tempi corti, poco tempo, vi voglio far vedere tutta la ricetta. Quindi la filtriamo, schiacciamo per bene tutto quanto, mettiamo un pochino di sale e ci facciamo cuocere la nostra pasta. Ok? Così prenderà tutto il sapore. Un pochettino di sale, poco poco, ecco qua. Possiamo mettere i nostri spaghetti, in questo caso ho scelto degli spaghetti, ecco qua. Cuocere. Intanto che questi cuociono, prepariamo il nostro piatto. Prepariamo per l'impiattamento, mi raccomando, deve essere un bel impiattamento. Ok? Che merita, il piatto merita. Va bene? Oh, ecco qui. Questi stanno cuocendo. Perfetto. Questa ci occorre per girare poi la nostra pasta. Ok. Abbiamo preso questo bel piatto che ha il fondo e possiamo decorarlo. Quindi andiamo. Utilizziamo qualche pomodorino, carino, i nostri pomodorini belli colorati. Qua. Guardate un po', che bella corona. Bene. Le nostre foglioline di menta. Vedete la nostra menta. Mettiamo qualche foglietto di menta a decorazione. Che vi posso dire,
intanto giriamo la nostra pasta. Mi raccomando. Giriamo un pochino la nostra marinatura, vedete? Eccola. Ci siamo quasi. Profumata, profumata, profumata. Poi possiamo decorare anche con un po' di scorza di limone. Mettiamo il nostro piatto. Eccolo qua. Un pochino anche sui nostri gamberetti. La scorza di limone dà quel profumo e quella freschezza indescrivibile. Ok, il nostro piatto è pronto per accogliere, vedete? Molto semplicemente abbiamo fatto una corona, ok? Quindi poi andremo a mettere la nostra pasta. Ci siamo quasi. Ci vediamo tra un pochino, ok? Tra un pochino. Ok, ci siamo. I nostri spaghetti sono pronti. Mi raccomando, sempre belli al dente, eh? Usate una pasta di ottima qualità. Gli spaghettoni oppure delle linguine molto grandi. Come dico sempre, non gettate mai l'acqua della pasta, che potrebbe essere utile. Ok? Quindi. Eccoci qua, scoliamo i nostri spaghettoni. Riusciamo a prenderli tutti. Oh, ecco qua, è un vero peccato, se no. Mettiamo piccolino, un po' di Roberto ha preso il tegame delle bambole. Ok. Bene, bene. Abbiamo scolato la nostra pasta. Benissimo. Eccola qua, l'abbiamo scolata e adesso andremo ad aggiungere la nostra tartare. Ok? Perfettamente. Dobbiamo girarla per benino. Importante che la fate girare per benino. Se necessario aggiungete un filino di olio extravergine di oliva. Con il calore della pasta si sprigionano tutti i profumi. Ecco qua. Ecco. Ci siamo, eh? Non vi dico che cosa, che profumo ti arriva. Allora, con questo caldo, fare un condimento freddo è l'ideale. Capite? Quindi, utilizzate i pomodori freschi, utilizzate anche un semplice spaghetto con un pomodoro a crudo. Viene favoloso uno spaghetto, una pasta corta. E fa molto caldo. Ecco. Prendiamo il nostro bel piatto, eccolo qui, cerchiamo di fare, se ci riusciamo, a fare un nido, se no non fa niente. Quindi prendiamo i nostri spaghetti e li giriamo al nido. Grazie.
aggiungiamo della pasta rissa. Ecco qua, guardate che spettacolo. E i nostri gamberetti che li abbiamo conditi, lasciati da parte, e li andiamo ad adagiare sopra il nostro spaghetto. Bene. Un ciuffettino di menta. Ecco qua. Beh. Hai ragione Tommy, mi dispiace, è che io non parlo inglese, però vi prometto che prossimamente ci adegueremo, faremo del nostro meglio. Ecco qua il nostro piatto, ve lo faccio vedere, eccolo qui, vedete quanto è bello, quanto è colorato? Beh, che dire, non è invitante? È una gioia per gli occhi e figuriamoci per il palato. Bene, per oggi abbiamo fatto. Vi do un saluto. Ah, mi raccomando, per il pesce, come vi ho consigliato prima, se vi trovate nei paraggi della zona di Aprile e Pomezia, potete andare alla pescheria di Anna e Bruno ad Aprilia. Vi assicuro, sarete trattati benissimo, con qualità, cortesia, convenienza, e che non guasta. Ok? Grazie di tutto, buona giornata, un bacio e un abbraccio dalla vostra Roberta e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Ciao Rick.